Ciao ragazzi, buongiorno a tutti e benvenuti sul mio canale Cantare in Libertà. Eccoci nello spazio riservato ai vocalizzi. Se non sapete cosa sono i vocalizzi, c'è una prima puntata dove ne parlo e quindi vi lascerò il link in descrizione. Oggi è con me Ciao. Ester Martiradonna, che ci aiuterà per E le voci Gabriele e Olivieri. Gabriele. Vieni qua. Questa è una sorpresa. Non volevamo farvi vedere Gabri, però lui vuole suonare il pianoforte. Lo facciamo rimanere. Però quando facciamo i vocalizzi tu poi scompari di nuovo, va bene? Allora, dici a tutti, iscrivetevi al canale. Dopo la sigla. Cantare in libertà. Bene ragazzi, il vocalizzo che vi propongo oggi è un vocalizzo di quinta, quindi 5 note, e aggiungiamo un arpeggio. Quindi che cosa vuol dire? Faremo questa è la prima parte, do re mi fa sol fa mi re do, quindi con la i. Tu fallo da uomo. No, non sono a capo. Quindi per i maschi tu dice lo spieghiamo prima. Mi raccomando, è sempre un vocalizzo che va a tempo. Quindi esatto. Facciamo un'altra più basso. Questo è l'esercizio. Adesso partiamo dal basso e cercate di farlo da soli e noi ogni tanto vi daremo giusto un riferimento. Ovviamente partiamo da una nota molto grave, diciamo per i bassi, e faremo. Ovviamente non essendo un basso, per me è difficile. Oppure per un contralto sarà. Prova. Faccio io. Sì. Esatto, anche essendo un soprano, quindi ha una voce molto acuta, è difficile utilizzare questa nota bassa, però noi partiamo di qua e poi piano piano saliamo. Provate da soli. Mi raccomando, quando fate la lettera A, siccome la I già è in avanti, non fate cadere la A.
fate sempre il suono in maschera. Per le donne. Esatto. Provate voi. Andate leggero. I soprani si trovano meglio. Ultimo. Per i tenori sarebbe. E poi iniziamo a scendere in modo da non andare troppo all'estremità della voce. Che a questo punto tenori e soprani possono anche fermarsi. Baritoni e bassi e contralti e mezzi soprani possono andare avanti. E i contralti ovviamente. Ultimo. Che basso. Bene. Questo è l'esercizio che vi abbiamo proposto oggi, spero sia stato di vostro gradimento. Io ringrazio Esther, figurati, per averci aiutato e vi diamo appuntamento alla prossima settimana. Ciao! Ciao!